benvenuti alla rubrica del 97 di Teleradio Stereo, consigli per gli acquisti. Ah! Cresciuto e svezzato dal giovane maestro, un destino felice è quello di Stefan Posch, nato a Judenburg il 12 maggio 1997. Difensore austriaco che si sta ritagliando un ruolo di primo piano in Bundesliga. La sua fortuna? Aver incrociato la strada dell'Hoffenheim, che nel 2015 lo prelevò appena diciottenne, dall'Admira Wacker, pagandolo soltanto 200.000 euro. Un investimento interessante per il settore giovanile. Da lì in poi ci ha pensato Julian Nagelsmann a fare il resto, un predestinato, un giovane maestro di calcio, classe 87, che negli anni ha saputo portare l'Hoffenheim ben oltre i propri limiti, con due qualificazioni consecutive alla Champions League. Tra i giocatori lanciati in prima squadra, proprio Stefan Posch, che ha fatto il suo esordio in Bundes nel 2017-2018. Poche presenze, anche a causa di molti infortuni che ne hanno condizionato il percorso. È nel 2018-2019 che il ragazzo inizia a prendere maggiore confidenza con il grande calcio, trovando più spazio e iniziando a far intravedere un potenziale notevole. 17 le sue presenze totali a fine campionato. Difensore completo, 1,88 per 77 kg. Posch ha già dimostrato di saper interpretare più ruoli, ed è destro naturale, sa giocare in mezzo nei quattro, ma il suo ruolo ideale è quello di centrale destro di una difesa a tre, la posizione occupata maggiormente con la maglia dell'Hoffenheim. Nell'estate 2019 Julian Nagelsmann è passato a Lipsia e in casa Hoffenheim si è presentato Alfred Schröder, non un signor nessuno, bensì il vice di Erik ten Hag, maestro ispiratore dell'Ajax di Miracoli, semifinalista dell'ultima Champions League. Posch è ormai diventato un titolare inamovibile dell'Hoffenheim e si è sperimentato agli ordini di Schröder e con discreto successo anche da terzino destro in una difesa a quattro, migliorando la propria capacità di apprendimento e crescendo soprattutto in personalità. Se ne è accorto anche il CT austriaco Franco Foda, che nell'ultima estate lo ha fatto debuttare in nazionale maggiore nel match di qualificazione ad Euro 2020 vinto contro la Macedonia. E recentemente Posch, che non è un grande goleador, ha siglato la sua prima rete con l'Austria, peraltro decisiva per l'1-0 ottenuto in Slovenia su assist dell'interista Valentino Lazzaro. Marfa cura per Rosola da Palauan. Stefan Posch! Un'ulteriore iniezione di fiducia per un ragazzo tosto che deve ancora migliorare in continuità, ma che ha certamente voglia di continuare a crescere.